Elisa Marchiò. Andiamo a seguire questa finale, finale 70, più 78 kg. Andiamo a seguire questa finale tra la Tania Ferrera e la Elisa Marchiò. Vediamo ancora un'interruzione, 4:34, sempre parità. Abbiamo detto giovane Elisa Marchiò, l'altro anno, primo anno senior, quindi giovanissima. Vediamo subito che attacca in questo sottogari a destra la Elisa Marchiò, riesce a uscire bene Tania Ferrero, 4:13. Vediamo l'arbitro centrale che fa sistemare il judogi all'atleta Tania Ferrera. Riprendiamo questa finale, 4:13 al termine. Vediamo che in questa prima fase ci sembra più dinamica l'atleta della Società Ginnastica Triestina, però in questo momento è la Tania Ferrero che impone il bordo. Ancora un'interruzione da parte dell'arbitro centrale. Ancora, vi ho detto, questa è una categoria, l'ultima categoria femminile. Vediamo presa destra. Incontro nei primi minuto e 20, dinamico per la mole di queste atlete. Ancora presa al bavero e poi sopra, quindi cerca la, e su questa risposta cerca la Tania Ferrera di andare a agganciare la gamba esterna per vedere, si sposta dietro. Vediamo che c'è stata una presa al pantalone. Ancora un'interruzione per far sistemare il judogi. Ancora parità sul tatami numero 4 tra la Elisa Marchiò e la Tania Ferrera. Vediamo adesso questa azione, interruzione a parte dell'arbitro centrale. Vediamo ancora che viene sanzionata per ostruzionismo Elisa Marchiò, quindi prima sanzione per lei. Ancora tre minuti e 0-2 al termine, prime due minuti abbastanza in equilibrio come attacchi, solo la Elisa è stata chiamata per ed è adesso Vazzari, questa azione Vazzari, si è portata in vantaggio Tania Ferrera. Vediamo adesso che l'allenatore chiedeva addirittura il PON, invece è stato confermato Vazzari, ancora un attacco, adesso cerca di replicare dietro. Buono questo attacco da parte della Elisa Marchiò, ma non riesce poi a chiudere con la presa e quindi l'attacco è abbastanza debole, è abbastanza neutralizzabile da parte del Tania Ferrera, atleta del team Romagna. Ancora adesso vediamo Elisa che cerca di far sue le prese, ha bisogno solamente di recuperare questo Vazzari per poter vedere di avvicinarsi al titolo italiano assoluto. Vazzari, ancora un aggancio di Osottogari a destra, adesso Tesseoi poco consistente, poca presa, quindi non riesce a andare sotto e chiudere veramente. Sicuramente più dinamica Elisa Marchiò rispetto alla Tania Ferrera, però meno consistente adesso come attacchi, tant'è vero che riesce a controllare per adesso la Tania Ferrera, ancora sempre posizionata a destra, cerca ancora questa tecnica sotto gari, tecnica che l'ha portata prima a portarsi in vantaggio di Vazzari. 1:50 al termine, sempre in vantaggio Tania Ferrera in questa finale della categoria più 78 kg.
Ancora interruzione da parte dell'arbitro cittadino, riprendiamo. Ormai siamo sotto i due minuti, vediamo che Elisa Marchiocchi cerca assolutamente di strappare, ma riattacca di nuovo, adesso intuisce meglio, sicuramente più dinamica in questa fase di incontro Elisa Marchiò, vedete che cerca presa alta, riesce però a chiudere, aggancia sempre sulla destra e adesso vediamo se riesce, tenta di nuovo uno sotto Machicomi, ma riesce a agganciare, a prendersi, a aggrapparsi ai pantaloni e quindi Elisa Marchiò riesce a neutralizzare ancora presa al bavero, adesso va sopra a destra, incrociano le prese, vanno, tentano, lavoro sul bordo, poco più di un minuto al termine, sempre in vantaggio di Vazzari la campionessa d'Italia uscente Tania Ferrer, team Romagna. Un minuto al termine, sempre in vantaggio Tania Ferrer del team Romagna sul Elisa Marchiò. Vediamo adesso che si è portata in parità con questo attacco Elisa Marchiò. Abbiamo visto questa azione che ha fruttato Vazzari alla Elisa Marchiò quando manca 46 secondi al termine. Non ha saputo gestire al meglio questo vantaggio. Dubbiamente però bisogna dire che Elisa Marchiò ha cercato questa anche avvicinarsi, diciamo, al punteggio, ci ha creduto fino in fondo. Sicuramente l'incontro della Elisa Marchiò, dell'atleta della Sera Ginnastica, è stato molto più dinamico, ha cercato sempre questo attacco, diciamo che la Tania Ferrera l'aspettava più ferma, attendeva proprio sull'errore probabilmente Elisa Marchiò. La possibilità di errore deve essere considerata proprio dello zero, anche perché al gol de score la prima atleta che passa in vantaggio chiude l'incontro. 18 secondi al termine di questa finale sul tatami numero 4, sempre parità tra Marchiò, Elisa e Tania Ferrera. Si diceva in caso del gol de score 3 minuti. Vediamo questa azione sulla Ucia, cercava di girare Tania Ferrera, 8 secondi al termine. 8 secondi al termine. E chiude e si chiude qui questo primo tempo regolamentare, quindi parità. Andiamo adesso al golden score, ancora 3 minuti a disposizione per questa finale. Ha recuperato molto bene Elisa Marchiò, avevamo detto prima, e adesso cercato subito l'attacco per poter chiudere, ma non consistenza. Vediamo ancora questo attacco. Interruzione da parte dell'arbitro centrale. Vediamo questo cambio di presa, ancora l'attacco, vediamo se riesce a girare dietro. Stessa posizione di prima, brava ancora, si riesce a neutralizzare con la stessa tecnica, si è spostata leggermente, è andata a pendersi ai pantaloni per così neutralizzare l'attacco, se no sicuramente l'avrebbe rovesciato e quindi avrebbe prodotto ancora a destra l'attacco su questo sottogari. Adesso attacco di Tania Ferrero, vediamo se riesce alla stessa posizione di prima. Un'interruzione, ma stessa situazione che aveva creato il vantaggio Elena Marchiò prima, questa volta non è riuscita a rovesciarla e quindi c'è un'interruzione a parte dell'arbitro centrale. Vediamo adesso che l'arbitro centrale consulta i due giudici di sedia. Vediamo adesso sempre parità nel tatami 4 al golden score in questa finale della categoria più 78 kg. Quindi vediamo adesso questa
sta attesa. Intanto vediamo che l'arbitro centrale va a consultare il referee Kerry. Tanto ricordo, come ho già detto prima nelle precedenti finali, è presente qui in questo assoluto, esordisce qui il cash and carry, il quarto uomo diciamo in campo, per dare maggiore consistenza ma soprattutto per una maggiore precisione da parte della terna arbitrale. Vediamo adesso quale sarà la decisione di questa decisione, se ci sarà niente, quindi si riprende quando manca 2:07. Ancora attacco, stesso attacco, cerca questo attacco dietro, ancora, si sposta di più, la Elisa Marchiò si sposta di più per cercare di, ancora, vediamo ancora una consultazione da parte dell'arbitro centrale, una verifica sicuramente di questa azione, di quest'ultima azione, vediamo se nasce eventualmente una sanzione. Ancora una volta l'arbitro centrale chiede la verifica del refereeing care per vedere questa situazione. Vediamo quale sarà l'esito della consultazione. Dobbiamo attendere. Tatami 4, ancora sempre golden score, più 78 kg, vediamo la consultazione dell'arbitro centrale alla refereeing care, vediamo se... Scidò alla Marchiò e quindi vittoria per la Tania, e vittoria di Tania Ferrera. Ed è la Tania Ferrera che si riconferma campionessa d'Italia nella categoria più 78, quindi vittoria di Tania Ferrera, si riconferma campionessa d'Italia. Medaglia d'oro, campionessa italiana assoluta, categoria più 78, Tania Ferrera, Team Romagna.